caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. E iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Seconda poesia motivazionale dopo quella che abbiamo ascoltato ieri di Jesse Bell Rittenhouse, e ci proviene da una leggenda, da una delle leggende del nuovo pensiero. E sapete bene quanto io tenga al nuovo pensiero, perché è stato il movimento, è stato il sistema di pensiero che mi ha salvato la vita. Non sarò mai grato abbastanza ai grandi del nuovo pensiero. Penso ai miei amati Wallace D. Wattles, Charles Hanel, Emmett Fox, Ernest Holmes, Ella Wheeler Wilcox, Ellen Wilmans, Mildred Mann, Genevieve Berend, Florence Covell Sheen. Potrei andare avanti ore e ore e ore come un mantra a recitare questi nomi, perché per me sono davvero così importanti, così pieni di energia, così pieni di motivazione. Sono degli amici, sono dei maestri, sono la spalla su cui ogni tanto piango, sono gli amici che mi confortano e che mi danno sempre i consigli giusti, perché mi fanno vedere le cose da un nuovo punto di vista o mi fanno rivedere le cose che avevo dimenticate. Per me sono la più bella voce di Dio. Anzi, sono la voce che mi ha fatto scoprire Dio. Anche per questo penso di dover loro la mia vita. Ma bando alle malinconie, Ella Wheeler Wilcox, in questa poesia meravigliosa che si intitola Cosa un pensiero fa, ci riassume, sintetizza in maniera mirabolante uno dei principi cardine del nuovo pensiero, che recita: i pensieri sono cose. Come ieri, vorrei invitarvi anche oggi ad ascoltare e riascoltare più volte questa poesia, perché non dobbiamo mai dimenticare questo insegnamento. Purtroppo la quotidianità ci rema contro, e anche la memoria. Per questo è importante ribadirlo. Ripeterlo, ricordarlo. E la forma della poesia, così breve e precisa, è senza alcun dubbio uno dei modi migliori per ricordarlo. Ella Wheeler Wilcox, Cosa un pensiero fa? Legge Fabio Farnè. Non si può mai dire cosa un pensiero farà nel portarti odio o amore, perché i pensieri sono cose e le loro ali ariose sono più veloci di piccioni viaggiatori. Seguono la legge dell'universo. Ogni cosa crea ciò che le è simile. E veloci corrono per riportarti indietro qualunque cosa sia uscita dalla tua mente. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna.